Buongiorno, ci siamo proprio tutti e siamo per partire con un nuovo appuntamento con Mattina Sen. Non può mancare assolutamente la Jessica Peacock. Buondì, Jessie. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori che ci seguono a casa, un bacio. Ok, sappiamo che oggi è il 4 brillante, il 4 di aprile, Speriamo ma che non piova. assolutamente, comunque gli scongiuri li abbiamo fatti prima già con Giovanni De Palma e ci ha rassicurato pacatamente, come fa lui, senza sbilanciarsi, ma ci ha rassicurato anche sullo storico, anche sullo storico. A proposito di storico e di storia. Abbiamo come ogni giorno l'appuntamento con la storia. Infatti andiamo a vedere subito cosa successe il 4 aprile, indietro nel tempo. Allora, nel 1581 Francis Drake viene nominato baronetto per essere stato il primo inglese a completare la circumnavigazione del mondo, mentre nel 1850 nasce la città di Los Angeles in California, viene fondata proprio oggi. Mentre nel 1968 abbiamo due eventi molto importanti. Innanzitutto l'uccisione di Martin Luther King e il programma Apollo, dove la NASA lancia appunto nello spazio la sonda Apollo 6. Ma adesso ci andiamo a vedere un video che ci mostra le meraviglie della città di Los Angeles. Buongiorno Abruzzo, buongiorno amici telespettatori di Mattino 6, buongiorno Jessica Peacock. Buongiorno a I te. love Los Angeles, Lo è una so città che sei meravigliosa. stato a Los Angeles. Anche perché si diceva, ma non so se sia ancora vero, che quello che accade oggi a Los Angeles nel resto del mondo accade sempre 2 o 3 anni dopo. Ti E poi c'ha un rendo respiro molto pescarese. No, non davvero sto scherzando. Alcuni fantastico. Allora mi troverò a urbanisti casa. hanno. C'è una. Vabbè, nel piccolo chiaramente, c'è un'affinità.
urbanistica, se vogliamo, architettonica, eccetera, tra Pescara e Lo Charles. Certo, il mare è un attimino più, forse più mosso, più grande. Un po' più oceanico, mettiamolo in questa maniera. Come dire, però vabbè. Allora, li presenti tu o li presento io, i nostri ospiti stamani? Li presento io, stamattina siamo in ottima compagnia, vi vado subito a presentare gli ospiti. Siamo sempre in oggi. Ottima compagnia, non fare la ruffiana perché... Sì, vabbè, ci sono Martina, volevo dire una cosa carina, ma va bene, non mi è riuscita. Sono con noi Martina Mancinelli del Partito Comunista dei Lavoratori, buongiorno. E Cesare Di Carlo del SERT di Giulianova, buongiorno. Direttore del SERT Giulianova Atri, per completezza, giusto? Perfetto. Assolutamente. Mia cara fashion blogger, innanzitutto sì. Andiamo alla disamina, mettiamo ai raggi X i nostri due ospiti. Mm-hmm. Come la vedi la Martina? La mattina io la vedo innanzitutto coloratissima, perché a fianco a me è un ospite con una gonna meravigliosa, vivace, sicuramente rappresenta un po' il suo carattere, perché sappiamo che insomma ha un carattere forte, abbastanza peperino. Sì, sì, esatto. Però calze nere. Però calze nere, tacco. Molto passionaria, direi. Molto passionale, certo. Questo lo dico io. Non è un'offesa, anzi, una donna di straordinaria. Però se sapevo che c'era il giudizio, mi sarebbe preparata meglio. Non è un giudizio. No, è un gioco mattutino. Avrei dato il meglio di me, quindi viene la prossima la femmina, volta avvisatemi che... Comunque io la guardo spesso nelle trasmissioni, Martina, ed è sempre ben vestita, quindi insomma, assicuro io, non vi preoccupate. Assolutamente. Promosso. Mentre il nostro direttore ha un abbigliamento insomma classico, da dottore, da direttore, rappresentanza. Anche perché questa mattina è rarissimo poterlo tirar fuori dal suo lavoro, è impegnatissimo. Sì. Anche perché, allora, innanzitutto lei è il direttore del SERT, Servizio per le Tossicodipendenze, sì. Se non sbaglio. Le dipendenze sono tantissime, come tantissime sono le sostanze tossiche, non solamente quelle che si ingeriscono, ma anche quelle virtuali, mettiamola così. Cos'è un servizio per le tossicodipendenze e come è andato cambiando oggi? Sì, i SERT nascono da una legge del 90, il DPR 309 del 90, che appunto istituisce i servizi per le tossicodipendenze. In Abruzzo ne sono stati istituiti con una legge regionale che ha recepito appunto quella nazionale, un anno dopo ne sono stati istituiti 11 e ne era uno per ogni unità locale sociosanitarie, le vecchie ULS, con la sola eccezione di quello che venne istituito a Giulianova, che viceversa aveva un ambito territoriale di due ULS, quella di Giulianova e quella di Atri, quindi di fatto l'ambito territoriale più ampio e il bacino d'utenza più ampio, secondo solo a quello di Pescara. Cosa sono? Sono servizi preposti appunto, allora, a dare risposte. Prima che mi dica che cosa sia, io sì. Le dico, una volta nell'immaginario collettivo erano i distributori di metadone, sì. Ovvero una sostanza che serviva a... Dopo ci spiega quale dovrebbe dovuto essere la terapia, sì. Però sostanzialmente quando un tossico stava in crisi di astinenza o quant'altro, sì. Veniva da voi regalavate, distribuivate, sì. Il metadone, sì. Questo nell'immaginario collettivo, sì. In realtà non è così, questo è lo stigma che ci portiamo dietro da una vita, legato al fatto che all'inizio fondamentalmente i SERT sono nati per curare l'eroinopatia, cioè la dipendenza da eroina, e il presidio fondamentale nel 1990 era appunto il metadone, quindi nell'immaginario ruotava tutto intorno a questo farmaco che serviva appunto a curare l'eroinopatia. In verità da allora le neuroscienze hanno fatto dei passi da gigante, noi eravamo prima degli autodidatta. Io faccio questo lavoro da una vita, da oltre 35 anni. 35 anni fa eravamo dei volontari autodidatti, adesso abbiamo un costrutto scientifico alle spalle enorme, forse il più ricco che c'è. Le neuroscienze sono cresciute tantissimo, basti pensare alla Levi Montalcini, morta ultimamente, che si è spesa tantissimo su questo terreno, e abbiamo acquisito delle verità scientifiche estremamente significative che hanno moltiplicato a dismisura le nostre capacità, le nostre performance e quindi i nostri presidi per rispondere alla poliedricità adeguate alle nuove esigenze, sì, posso usare questa frase? Assolutamente, oggi le nuove esigenze fondamentali sono appunto le dipendenze comportamentali, non ci sono più solo le dipendenze da sostanza, che tra l'altro si sono moltiplicate, perché dopo l'eroina entrò
la cocaina, dopo entrarono tutte le droghe chimiche, le designer drugs, come vengono dette, quelle che vengono in laboratorio costruite ogni giorno, cioè non passa un giorno in cui non viene costruita una nuova droga. Quindi è una rincorsa veramente incredibile quella che noi cerchiamo di fare quotidianamente per adeguare i nostri presidi alle nuove esigenze, che purtroppo sono le nuove esigenze del mercato, perché chi comanda all'interno di questo mondo, come sempre d'altronde, è il mercato. Quindi voi non stavate più dietro al, mettiamo così, al contenimento del fenomeno, a cercare di limitare il danno, ma avete assunto anche un ruolo di prevenzione e di presidio del territorio. Assolutamente, quello direi che l'elemento fondamentale, prevenire è sempre l'elemento fondamentale, la conoscenza, il controllo, come giustamente lei diceva, l'avere la capacità di presidiare il territorio è fondamentale, però poi è fondamentale anche intervenire sui problemi già espressi. Ecco, quindi mi dice qualche numero, perché in base all'esperienza sì, concreta poi si può modulare un progetto di prevenzione. Assolutamente. E dunque, noi esistiamo, il SERT Giulianova esiste dal 92, da 21 anni. In 21 anni abbiamo seguito più o meno 4.000 pazienti. 4.000 pazienti significa 4.000 pazienti con le rispettive famiglie, e quindi sono numeri enormi. Abbiamo affrontato situazioni che sono complesse, poliedriche, di disagio, di frantumazione di ambiti familiari, di sofferenza incredibile. Noi quotidianamente in questa fase seguiamo circa 350-400 soggetti in una molteplicità incredibile di progetti terapeutici, che appunto vanno dal fatidico, sintomatico metadone a altri 1.000 progetti, che non sono solo farmacologici ma sono psicoterapici, sono sociali, sono di reinserimento sia lavorativo, sociale, sono di costruzione appunto di una rete di opportunità per ridare al soggetto portatore di questo problema una dignità, prima di tutto per salvaguardare la sua vita, per cercare poi di elevare la qualità della stessa, ridando a questo soggetto una sua dignità individuale e collettiva. Lei ha detto non solamente del soggetto ma dell'intera famiglia. Sì. Sì, il problema è sempre della famiglia, ecco, perché, della sua complessità. Stavamo prima vedendo delle immagini di una conferenza di stampa qualche tempo fa, sinceramente sì, non me lo ricordo di quanto tempo fa, sì, comunque, in cui lei ha annunciato liberare le famiglie dalla solitudine e dall'angoscia nella quale vengono a trovare quando ci sono dei fenomeni di devianza, mettiamola certo, così, degli episodi di devianza in uno dei membri della famiglia, che sia minore piuttosto certo, che un genitore o quant'altro. Certo. E quindi questa l'ottica sulla quale si va spostando l'attività del SERT? Sì, noi diciamo che in evidente controtendenza in questo momento di gravissima difficoltà, che conosciamo tutti, insomma, dominato dai piani di rientro per così dire, abbiamo deciso di rilanciare, abbiamo deciso che l'unico modo per far fronte al momento difficile che attraversa il nostro paese, il nostro territorio, era quello di avere la capacità di rispondere con risposte nuove, con progetti nuovi alle nuove esigenze. E le nuove esigenze sono state selezionate sulla base di quello che il territorio chiaramente dimostrava, di quello che noi captiamo dal territorio, e fondamentalmente abbiamo selezionato 4 elementi nuovi da affrontare. Allora, prima di parlare di questo rilancio, io vorrei aprire un altro rilancio, quello che sì, non c'è stato, il rilancio della politica, che tutti quanti si aspettavano, cioè, da questa tornata elettorale, e chiaramente si aspettava anche lei, Martina, no? Era capolista. Nella lista del Partito Comunista dei Lavoratori, noi non siamo rientrati. Sì, ero capolista per la lista della Camera e non siamo rientrati. Ovviamente la situazione, no, tra l'altro non è che ci aspettavamo di avere grandi risultati, siamo un piccolo partito fatto di lavoratori, studenti e precari. E la gente ha voluto, cioè eravamo qui, ero qui con voi in diretta quando abbiamo avuto i risultati elettorali, la stragrande vittoria di Grillo, la gente ha voluto dare fiducia a questo nuovo movimento, ma nonostante questo, insomma,
sono riusciti a bloccare l'Italia, insomma, questi partiti. Siamo ufficialmente bloccati e la politica la definirei morta. Quanto tempo della tua vita assorbe la politica? Moltissimo, veramente molto, sia perché è una passione, anche con quanto impegno proprio, che spesso adempio con fatica, insomma, anche perché noi non siamo politicanti, cioè non è che è una professione, non vengo pagata per farlo, siamo tutti, come dicevo prima, lavoratori, studenti e precari, di conseguenza non abbiamo molto tempo da dedicare alla politica e quindi con gran fatica ognuno di noi si ritaglia uno spazio dividendoci, diciamo, le mansioni e cerchiamo di poter partecipare. Quanto è cambiata la tua vita dalle elezioni, dal momento che tu sei stata comunque presentata come capolista? Ma la mia vita più o meno prosegue tranquillamente come prima, non è cambiata molto. È stato un periodo di grande stress, questo sì, perché conciliare, insomma, la politica con gli studi, quindi è abbastanza complesso, e quindi con gli impegni personali. E ovviamente appunto si cerca di fare quello che si può adesso con la situazione attuale, anzi o temo che si riandrà alle elezioni e personalmente temo, perché ricordo la grande sofferenza del mese della campagna elettorale, quindi a ripensarci, insomma. Beh, il tuo ruolo di rappresentanza, quindi comunque sei tu che ci metti la faccia. Sì, no, quello è molto stressante perché hai un carico di responsabilità piuttosto considerevole. Poi tra l'altro in Abruzzo ero l'unica ragazza, cioè veramente a 25 anni, ero l'unica capolista 25enne, insomma, ora non so benissimo l'età delle altre. Se non sbaglio, quella dei comunisti lavoratori, anche le regionali, era l'unica donna. Esatto, era l'unica candidata donna nell'area del Biondo come appunto governatrice, insomma, della regione. Aspirante governatrice. Esatto, sì, era l'unica candidata. Certo, il nostro partito ovviamente dà molto spazio. Non lo dice, lo fa. Esatto. Non lo sì, esatto. Ascolta, Jessy, prima di andare avanti voglio aprire una piccola parentesi, perché ieri c'è stato un evento nel pomeridiano a Pescara con la consegna dei diplomi di un corso per esperti in politica di genere, organizzato dalla nostra amica consigliera di parità Letizia Marinelli, ed era presente anche il governatore Chiodi, che abbiamo un po' scherzato, ironizzato con lui sul fatto che lui da Roma, durante quella famosa riunione del Consiglio regionale dove non sono passati quegli emendamenti per la rappresentanza di genere e quant'altro, quindi favorevoli alle donne, lui ha detto: io da Roma ho mandato un mio comunicato in cui mi dichiaravo favorevole alla rappresentanza di genere e mi dichiaravo anche contrario al voto disgiunto, perché col nostro sistema elettorale si può votare un consigliere, diciamo, di una lista collegata al centrodestra e piuttosto che è contemporaneamente un candidato leader del centrosinistra e viceversa. E questo, nessuna delle due richieste sono passate. Sentiamo questa intervista e dopo magari la affrontiamo con Martina. Assolutamente. Contrario al voto disgiunto tra presidente e consigliere, favorevole a rappresentanza di genere, il Consiglio regionale l'ha ascoltata? No, non mi ha ascoltato. Sono norme, diciamo così, che fissano le regole del gioco, quindi non è che c'era una decisione, diciamo un indirizzo politico sul quale ognuno si è potuto confrontare come meglio riteneva opportuno. Sulla doppia preferenza è stata una scelta, direi, che insomma io la vedevo in maniera diversa, ma il mio ruolo è un po' diverso, quindi probabilmente anche frutto di questo. Però lei si è sempre mostrato favorevole? Sì, mi sono sempre mostrato favorevole, questo è vero, ma anche sulla possibilità di voto disgiunto ero favorevole, perché le mie competizioni elettorali hanno sempre avuto a che fare sempre con il voto disgiunto. È stata una cosa che in qualche maniera mi ha dato un fatto positivo, però diciamo non è, adesso le regole, una volta che si fissano le regole, quelle sono le regole del gioco, le regole della politica, quindi non sono poi quelle che determinano il successo o l'insuccesso e l'apprezzamento che può essere dato dai cittadini o meno, quindi insomma sono state fissate le regole, con quelle regole si gioca e si vince legittimamente se si rispettano le regole. In Campania è passata la doppia preferenza, qui in Abruzzo non abbiamo avuto una carfagna?
Ma certo, la Carfagna ha svolto un'azione molto molto significativa, molto pressione, ma non solo in Campania, anche a livello nazionale. Beh, la legge 215 è veramente un salto culturale incredibile, nel momento in cui si impone alle società, anche quotate in borsa, di avere una rappresentanza nei consigli di amministrazione delle donne. È una cosa che veramente, insomma, è molto avanti rispetto a quella che è la nostra cultura mediterranea. Non è un problema italiano, è un problema della nostra cultura mediterranea e quindi del retaggio culturale che ci portiamo dietro. Nei paesi del nord c'è una sensibilità completamente diversa, così nei paesi anglosassoni ci stiamo arrivando però. Bene, questo è il governatore, sei riuscita in primo piano sul governatore Chiodi, sì, una cosa bellissimo. Che ti esalta. So. Vabbè, non sulla persona, per chiaramente una divergenza assolutamente politica di vedute. Però su questa vicenda il governatore ha detto sì, io mi sono tirato fuori, però magari da consigliere in assemblea mi sarei comportato diversamente, perché c'è questo taglio da 45 a 31 consiglieri, quindi alla fine avrei cercato di conservare l'orto, perché già c'è la concorrenza dei consiglieri maschi con questa riduzione, figurarsi se ci si mette anche la preferenza per le donne. Però ha detto fondamentalmente che è una questione culturale, che è anche l'approccio del Partito Comunista dei Lavoratori. Lei l'altro giorno è uscita con un comunicato abbastanza critico, se vogliamo controcorrente, relativamente a questa vicenda. Sì, vabbè, noi non è che lo poniamo meramente come problema culturale, è un problema socio-culturale, cioè anche a livello sociale. Il comunicato è nato perché la sinistra locale, Rifondazione Comunista, porta avanti questa battaglia e ha dichiarato che in quanto comunisti continueranno a portare avanti la battaglia per questo decreto legge. Ovviamente noi ci siamo sentiti in dovere, in quanto comunisti, di precisare che noi non vogliamo assumere questa, portare avanti questa battaglia, perché la riteniamo anzi un approccio, un'altra, ma diciamo, manifestazione di questa società fondamentalmente maschilista, è quasi un dono elargito da questo sistema alle donne, come per dire: ecco, vedete, ci sono i posti, prego sedetevi. Ecco, anche se prima o poi si raggiungerà, perché tra l'altro è l'Europa che ce lo chiede, insomma. Però per esempio la Marina diceva non è una cosa che deve rimanere per sempre, questo emendamento sarebbe stato un'introduzione momentanea fino a quando le donne non fossero arrivate ad avere gli stessi blocchi di partenza rispetto agli uomini, e dopo chiaramente la puoi anche togliere. Sì, ma il problema perché abbiamo deciso di contestarlo? Perché non in sé per la legge che va, diciamo, non vogliamo fare ostracismo a questa legge, assolutamente, ma il punto è che distoglie l'attenzione dalla vera ragione per cui le donne non si occupano di politica. Allora, in quanto Partito Comunista, noi ci chiediamo: allora, perché le donne non si occupano della politica? Cioè, invece, questa, una riforma del genere prevede una visione deformata della realtà, perché tu mi vuoi dire che esiste un gruppo di donne che è alle porte del potere, sbraita per poter entrare, i cattivi maschi non gli fanno posto, ma le elezioni attuali, le ultime elezioni politiche, hanno dimostrato che non stanno così le cose, perché non solo, vabbè, io che ero capolista, però in altri partiti, diciamo, c'era un'apertura verso le donne, anzi i partiti sbraitavano per avere le donne nella lista, perché hanno percepito, insomma, l'andazzo del elettorale che poteva catturare più voti la presenza di donne nelle liste. È vero che c'è, magari i maschi cercano, il genere maschile cerca di bloccare l'accesso delle donne, può essere, ma in piccola percentuale è un ostacolo. Allora, invece di dire: ecco, vi diamo i posti, eccoli a vostra disposizione, chiedetevi perché le donne non si presentano in politica. Cioè, io in quanto donna, non solo in quanto rappresentante del Partito Comunista dei Lavoratori, non voglio che mi si dica: ecco te, ecco il posto, siediti. Assolutamente lo voglio conquistare, non è perché mi viene elargito dall'alto, e soprattutto voglio che la politica non si interroghi sul numero delle donne presenti nella politica, ma quindi cercare il modo di farle entrare all'interno dei partiti, ma si interroghi sul perché queste donne non sono presenti. E allora ricordiamo che con la legge elettorale comunque andrà espressa la preferenza, e comunque non potranno esserci meno del 40% nelle liste che le donne votino le donne. Già questo potrebbe essere un'azione di proselitismo abbastanza, cioè, importante. Se sono valide possono essere votate, insomma. Vabbè, quelle tue sono valide, perché sei qua, no, sei valida, sì? Sei valida? Sono valida per chi condivide il nostro pensiero. Ci fermiamo per qualche istante e dopo ancora insieme qui a Mattino 6.
Eccoci di nuovo insieme qui a Mattino 6. Bello questo intercalare. Bello, bellissimo. Siamo entrati nella seconda parte. E io voglio entrare un attimino più nella vita privata di questa ragazza, sì. Perché comunque... Perché non è solamente politica. Non è solamente politica, poi ha solamente un anno più di me, quindi fondamentalmente siamo praticamente coetanee ed è molto interessante che una ragazza così giovane sia la rappresentante comunque di un movimento, un partito così ideologicamente... Quindi, radicato e radicale. Come la vivi tu da ragazza di 25 anni? Quindi sappiamo che tu ne hai 24. Sì. Giusto? Beh, penso che mi ritengo fortunata di potermi riconoscere in un'organizzazione politica e quindi, cioè, cosa che non tutti possono vantare, nel senso molti non si riconoscono nella politica attuale, si allontanano dalla politica, non usano più questo termine, si usano i termini movimenti, mm-hmm. eccetera. Io invece, per me la partecipazione politica è fondamentale, proprio perché la società in cui vivo non mi piace, non riesco quindi a far altro che cercare di cambiarla, e quindi l'unico modo di cambiarla è impegnandomi costantemente attraverso il partito e attraverso tutti i mezzi che ho a disposizione. Per adesso, insomma, è il partito, e poi ci sono, vorrei ricordare che si è creato anche un laboratorio femminista a San Vito, e un gruppo di ragazze ha deciso di creare un gruppo autogestito che si occupi delle tematiche di genere, quindi anche l'impegno su vari fronti è fondamentale. Anzi, vorrei approfittare per invitare chiunque fosse interessato, sabato pomeriggio a San Vito a zona 22 alle 7:30 si terrà la riunione del gruppo del laboratorio delle Antigoni, quindi invitiamo chiunque a partecipare. E dicevo, appunto, questo è un modo, queste associazioni, gruppi, partiti, per poter essere attivo e cercare di cambiare la realtà che ti circonda, perché viverla passivamente non ne vale la pena. Come ci sei arrivata alla politica? La politica, io fino ai 18-20 anni, fine 20 anni, ero totalmente distante dalla politica perché avevo questa repulsione, perché non mi riconoscevo in nessun partito. E poi durante le elezioni del 2008 ho seguito proprio l'area del biondo di cui si parlava prima e ho visto che mi riconoscevo in quella figura, mi riconoscevo in quel partito, condividevo tutto quello che era detto e finalmente avevo trovato un partito non corrotto, uh-huh. un partito che era coerente con le proprie idee, un partito fatto non da politicanti, da chiacchieroni, ma da persone che vivono nella realtà e che hanno i miei stessi problemi economici, problemi che non riescono a vivere anche loro in questa società, che è una società basata, capitalista, basata sul profitto, e quindi vogliono ribellarsi proprio fisicamente e politicamente a questa struttura, senza ipocrisie, senza riformismi vari, illusioni. Non è che mi propinano baggianate, insomma, come per dire basta cambiare qualche cosa e le cose si risolvono. No, qua bisogna sovvertire il sistema attuale, e quindi questo mi ha colpito della forza, della grinta del partito, e mi ha convinto a partecipare. E poi da lì è tutta uno studio, perché quello è solo l'inizio, non è la fine, l'arrivo in un partito politico. Cioè, tuttora mi sento profondamente ignorante di temi politici, e la formazione continua, lo studio, la ricerca. Poi a me piace studiare su tutti i fronti, mm-hmm. quindi anche questo mi ha colpito molto del partito. Quindi Socrate diceva che saggio è chi sa di non sapere, quindi insomma. Il partito difende con molta forza soprattutto i precari, i lavoratori e gli studenti. Sì. Tu sei studentessa? Sì, mi sto per laureare a breve e poi entrerò nella schiera dei precari, quindi diciamo bella, che già molto, mi sento. Beh, in bocca al lupo, sì. Innanzitutto. Sì, sì, sì. In che cosa ti stai laureando? In lettere moderne. Bello, quindi a Chieti. Sì, esatto, quindi veramente una grande prospettiva lavorativa, voglio dire, con i tagli che sono stati fatti alla scuola, le prospettive non sono
diciamo, rose. Però appunto per questo non mi scoraggio e combatto anche per il mio futuro, insomma, non è che lo faccio perché voglio difendere i deboli, insomma, lo faccio per me, perché cambiando la società posso garantire diciamo, una realtà che ben si adatta, diciamo, alla alle mia nostre vita. Prospettive. Esatto, le mi paresse de ovidetur. Chi è? Cosa? Che hai detto? Il le mi paresse de ovidetur. Catullo. Brava, tosta, preparatissima. Preparatissima. Una ragazza che ha molte motivazioni, no? Forse quelle che mancano ai giovani, agli adolescenti oggi, sì. E che creano situazioni di sbandamento. Lei una via l'ha trovata. Bisogna a molti giovani cercare di dargliela una via, oppure consigliargliela, trovare quale possa essere lo stimolo per dare un senso alla propria vita. E in questa direzione, tra l'altro, si sta muovendo. Parliamo di quei 4 progetti che state portando avanti con grande intensità, alcuni vi vedono tra l'altro protagonisti assoluti. Comunque, innanzitutto, non lasciare sole le famiglie quando ci sono situazioni di disagio, innanzitutto giovanili. Sì, stiamo parlando di adolescenti, sì, e minorenni. Sì, appunto, dicevamo che sono 4 i filoni su cui stiamo cercando di serrare le file. Il primo è un grosso progetto a valenza europea, di fatto è qui patrocinata dal Dipartimento Nazionale Antidroga, a cui abbiamo aderito immediatamente all'interno della Regione Abruzzo, e che è volto proprio ad affiancare quelle famiglie che hanno al proprio interno un problema che riguarda un minore o un adolescente, che ritengono di avere in proprio seno un ragazzo o una ragazza che probabilmente sta entrando nel mondo delle droghe o nel mondo comunque delle dipendenze, perché dicevamo prima che oggi esiste il problema delle dipendenze comportamentali. Questo è il primo appello che possiamo fare alle famiglie: evitare di gestire da soli. Sì, evitare l'autogestione, evitare la logica del se c'è il dubbio vado in farmacia, compro il kit, faccio l'esame delle urine e noi diciamo e dopo si entra nell'angoscia, si entra in una situazione che normalmente riesce ad essere deflagrante per una famiglia che non è in grado, come dire, di gestire semplicemente il risultato di un'analisi, che in quanto tale non significa nulla. Noi ci poniamo come interlocutori forti di queste situazioni di grosso disagio, di grossa angoscia, perché siamo in grado poi di gestire dei processi, dei percorsi e, vivi Dio, di risolverli brillantemente anche in tempi estremamente rapidi, ridonando alla famiglia la propria serenità. La fascia di età, bisogna stare attenti, si sta sempre più abbassando. La fascia d'età si sta abbassando, ma si sta ampliando incredibilmente la forbice, nel senso che noi ormai abbiamo una fascia d'utenza che va dai 14 ai 65 anni, perché ovviamente esistono le antiche cronicità ed esistono i new entry all'interno di questo mondo poliedrico del disagio e degli atteggiamenti, diciamo. Con questo così, progetto voi mettete in azione una sorta di rete che va dai pediatri, farmacisti, sì, noi coinvolgiamo sociale, tutto, tutti. Scuola. Certo, coinvolgiamo tutte le centrali del territorio, perché ovviamente come dire, dobbiamo avere un rapporto forte col territorio per poter avere le interfacce giuste, cioè il medico di base, il pediatra di base, il farmacista, gli altri servizi territoriali della ASL, tipo i consultori, i centri di salute mentale, ovviamente si impattano con questo famiglia, tipo di con problematiche e sanno di poterle direzionare a noi dove ci sono queste, come dire, questi segnali specifici. Questo è il primo. E dopo c'è un altro progetto molto interessante, quello del gruppo di autoaiuto. Sì. Stiamo parlando di alcolismo. Sì. Cioè il sistema più vecchio della storia, se vogliamo, ma forse quello più efficace. Sì, come dire, la dipendenza più antica, quella come dire, più ipocritamente accettata dalla società è quella da alcol. La solitudine di una famiglia che ha nel proprio seno un soggetto dipendente dall'alcol è devastante. Le risposte oggi in campo sono
vivi Dio molteplice anche lì, però quella che storicamente è sempre risultata la più efficace è quella dei gruppi di automutuo aiuto, che ormai hanno un secolo di vita in tutto il mondo. E noi abbiamo ritenuto, proprio per rafforzare la nostra capacità, di aprirne uno noi. Prima di parlare di questo gruppo, sì. Allora, all'interno di una famiglia c'è un problema di alcolismo, sì, che sia il diretto interessato, oppure può anche essere un membro della famiglia che chiede un confronto, un ascolto, innanzitutto da parte, sì, del CERT, che dopo... Sì. Modula, tra virgolette, l'intervento per poter... Di norma le problematiche che esplodono per l'alcol, come per qualsiasi altra dipendenza, sono problematiche che investono sempre il sistema famiglia, e bisogna avere la capacità di intervenire su tutto il sistema famiglia, che va riequilibrato nel suo complesso, perché intervenire soltanto sul segmento direttamente interessato sul problema non è sufficiente se non si ridà un equilibrio complessivo al sistema famiglia. E tant'è che, per esempio, appunto, i gruppi di automutuo aiuto si rivolgono, quelli perlomeno percorrono il metodo Ugolin, che è quello che stiamo utilizzando noi, si rivolgono appunto a tutta la famiglia come sistema, per ridare alla famiglia un equilibrio globale. Questo è fondamentale. Sì, è fondamentale, e l'importante, lo ricordiamo ancora una volta, non accettare ipocritamente, come fa purtroppo da tempo, da secoli, questo paese, ma forse anche in tutto il mondo, questa devianza tremenda che è l'alcolismo. Certo. E poi c'è una devianza più recente, quello del gioco d'azzardo patologico, sì, che sia, non è solamente il pokerino, ma oggi come oggi sono le macchinette, i grattini e quant'altro. Sì, e qui riprendo l'attributo ipocrita, anzi l'avverbio ipocritamente, che lei ha utilizzato, poc'anzi, perché di fatto il gioco d'azzardo oggi rappresenta la nuova enorme ipocrisia di questa società, perché di fatto il gioco d'azzardo viene utilizzato per portare tanti soldi nelle casse dello Stato, e praticamente la terza fonte per lo Stato, la terza accise statale, e nello stesso tempo oggi sta provocando dei danni. E la droga legalizzata? Sì, come lo è stato l'alcol da un'eternità, voglio dire. Oggi c'è il gioco d'azzardo in tutte le sue manifestazioni, per cui noi ci troviamo anche qui a far fronte a un fenomeno dove si rincorre qualcosa che però non si può alienare, perché è un'entrata fondamentale delle finanze. Quindi è importante intercettare la patologia e nei limiti del possibile prevenirla. Sì. Però sono due direttive diverse. Comunque, certo, mi piace anche ricordare, come lei ha ricordato in passato, che il CERT di Giulianova Atri è stato un po' antesignano, ha anticipato, sì, i tempi, ha percepito, ha nasato questa, certo, questa patologia in anticipo. Noi abbiamo dato da molti anni la nostra disponibilità a livello nazionale di essere punto di riferimento sul problema del gioco d'azzardo, lo siamo stati per anni da soli in tutta la regione. Adesso, vivaddio, per fortuna tutti quanti i CERT, non solo i CERT, hanno articolato una loro risposta a questo problema. La risposta, come dicevo, fondamentalmente da un punto di vista clinico è di tipo psicoterapico, ma anche qui, dicevamo prima, è sistemico, perché si tratta di intervenire su elementi devastanti, perché gioco d'azzardo significa impoverimento, significa usura, significa devastazione appunto di una famiglia, e si tratta di intervenire sul sistema. Non si può impoverire il problema definendolo semplicemente una patologia che investe il soggetto. Ecco perché è complicatissimo entrare in questa dimensione. Ci si può entrare soltanto in una dinamica di rete, collegandosi a mille altre realtà del territorio e cercando tutti insieme di muoverci in una direzione univoca. Altrimenti non si riesce a risolvere. Perché la consapevolezza di essere diventati dipendenti patologicamente affini al gioco d'azzardo lo si percepisce solamente dopo, e oggi come oggi, quando arrivano anche ad episodi che vengono segnalati nella cronaca nera, nei quotidiani, nella rassegna stampa che facciamo ogni mattina. Ecco, io sentendo questa parola ripetersi costantemente nel corso di questa puntata, patologia, sì, penso che tanti giovani, cioè questi siano un attimo gli anni del
della prova. Cioè, tanti giovani si affiancano magari al primo spinello provando una pasticca magari una serata particolare, facendosi una striscia di cocaina. Sì. Ma quando effettivamente questa diventa una patologia, quali sono i sintomi che possono riscontrare le famiglie e come, cioè, come si approccia inizialmente alla visione, cioè alla conoscenza? Okay. Alla, come si nota? Come si nota? Come ci se ne cioè, come si capisce? Sì. Dove sta il salto di qualità, se tra virgolette sì, salta via? Lo si diceva poc'anzi, proprio in apertura di questa seconda parte. Il grosso problema che oggi è nello sfondo è la carenza di valori forti che costellano la nostra società. E come dire, il navigare a vista in una società che è molto sensibile, quindi è molto fragile rispetto al mercato. Il mercato riesce a essere vincente e quindi riesce, come dire, a imporsi sul fatto che mancano dei valori fondamentali. Da cosa ci accorgiamo? Ce ne accorgiamo quando all'interno di una famiglia si comincia a notare che il rapporto tra le parti non è più un rapporto fisiologico sereno, non è più un rapporto in cui esistono delle regole di convivenza civile, in cui c'è per esempio un minorenne che come dire, non risponde più agli input dei genitori, che naviga a vista, che rientra a casa quando vuole, che c'ha abbandono scolastico, quindi fa filone molto spesso, che come dire, comincia ad avere grossi insuccessi a livello scolastico, che comincia ad avere degli atteggiamenti sicuramente molto sgradevoli. Si deflagra il sistema famiglia, ci si rende conto che quel contesto si sta deteriorando, quindi c'è qualcosa che non va. Bisogna immediatamente a quel punto intervenire per cercare di cogliere dov'è l'elemento debole, dov'è, qual è il problema, mettiamola così, sì, sì. Qual è il vero problema. Comunque l'approccio del DOT, prof, come devo chiamare? Cesare. Cesare è meglio, sì, okay. È assolutamente laico, perché magari quando si usano certi termini uno può anche fare delle cattive interpretazioni, invece assolutamente laico. Comunque quello che mi è piaciuto, che ha messo in risalto, l'ha fatto che c'è bisogno di valori, qualcosa in cui credere, dei punti di riferimento. Come prima ricordava, nonostante la giovane età, di aver trovato e incontrato nella sua strada Martina. Però sì? Sì, no, volevo, è vero che c'è bisogno di valori, però i giovani, cioè diciamolo, non hanno spazio per poter creare i propri valori, cioè comunque si creano con il confronto con gli altri, e in questo territorio e in Italia mancano gli spazi di aggregazione sociale per i giovani. Oppure si fa in modo che non li abbiano, perché è certo, perché è comodo tenerli davanti alla televisione, davanti al PC, e drogati anche fanno comodo i giovani. Comunque, a proposito di valori, c'è stato un tipo che era un figaccio della Marora, si chiamava Mick. Era australiano, era leader di un gruppo, stiamo arrivando al nostro spazio, anni 80, che non può assolutamente mancare, anche per, se vogliamo, addolcire, ammorbidire questa parte, anche se lui ha fatto una brutta fine a 37 anni. Dicono che si sia suicidato, nonostante abbia avuto delle bellissime donne come compagne, tra l'altro anche Kylie Minogue. Dai, però non, molto pochi ci credono che comunque si tratti di un suicidio, perché in quell'albergo nella periferia di Sydney l'hanno trovato nudo. Probabilmente autoerotismo, queste cose strane che si fa, sì, capita. Però ci ha regalato delle canzoni e delle performance meravigliose, cariche di sensualità. Need You Tonight, In Excess. Yesterday, you can care all you want.
and give me a moment. Your moves are so wrong. I've got to let you know. I've got to let you know. Suicidio o asfissia d'autoerotismo? Chissà cosa ce l'ha portato via, ma noi lo ricordiamo così, carico di carisma e di sensualità. E per chi come me in quegli anni andava in discoteca è stato davvero bello riascoltare questa canzone. Martina non era nata, il prof non lo so, comunque sicuramente stava studiando. Ci ballavi anche tu gli NXS. Come no? Ti garbavano. Ascolta. Siamo alle battute conclusive e dobbiamo porre l'attenzione su un progetto che stai portando avanti con grande determinazione. Si sta creando una vera e propria rete. Di che si tratta? Si tratta di una scommessa enorme che da 3 anni stiamo giocando. Siamo partiti in un gruppo, una piccola task force, e adesso siamo diventati un'enorme task force per costruire la rete territoriale dei servizi, cioè per mettere in serie e anche in parallelo tutte le risorse vive del territorio della provincia, tutto quello che si muove, per così dire, dagli enti locali ai servizi sociali, alle istituzioni, dal tribunale al carcere, ai servizi dell'ASL, tutto quello che si muove, metterlo in relazione per poter insieme costruire dei percorsi, dei progetti, dei protocolli per dare risposte concrete ai bisogni della gente, soprattutto degli ultimi, soprattutto dei più deboli. Perché sappiamo che in questo momento il welfare si è sgretolato e l'unica possibilità di dare risposte ai bisogni degli ultimi è quella di mettersi insieme, di costruire delle task force. L'unione fa la forza. Noi abbiamo capito questo, che come dicevo prima dovevamo rilanciare in un momento in cui c'è il disarmo totale, c'è una manifestazione di impotenza globale. L'unico modo per non trovarsi in un'arca di Noè sparigliata è proprio quello di far salire sull'arca di Noè tutte le risorse vere del territorio. Modelli organizzativi, usando un termine sconiato sempre dall'economia, cercare di utilizzare le cosiddette economie di scala, rubando i ritagli di tempo di tutti, mettendoli in rete e quindi ottimizzare il risultato e l'aiuto che si può dare al territorio. Questo modello organizzativo quanto diventerà nero su bianco? Sì, proprio prossimamente. Noi abbiamo fatto un lavoro propedeutico durato 3 anni
e adesso proprio in questo mese verrà siglato un protocollo d'intesa, quindi verrà data una veste di fatto giuridica a questo percorso, se ne è fatto patrocinio di questa fase formale il prefetto di Teramo, perché la prefettura è anche all'interno di questo percorso, nella veste degli operatori dei servizi sociali della prefettura, e il presidente della provincia, il direttore generale della ASL, il presidente del tribunale, il presidente del tribunale dei minori, cioè tutte queste istituzioni, nonché tutto l'associazionismo del territorio, il volontariato del territorio, quello vivo, quello che realmente produce effetti, convergeranno su questo protocollo d'intesa, lo sigleranno per dire noi ci siamo e noi concretamente andiamo avanti in un percorso di costruzione di questa rete, che significa arrivare a definire l'obiettivo, diciamo, concreto, è quello di costruire la carta dei servizi della rete territoriale, cioè dare al cittadino, all'ultimo, al clochard, al disperato, dare un vademecum dove concretamente lui possa sapere cosa deve fare per risolvere il suo problema di per esempio di dove poter dimorare quella sera, di come poter risolvere il problema del gioco d'azzardo patologico che c'ha, di come poter affrontare la perdita del suo lavoro o come dire un disagio di qualsiasi tipo. Quindi tracciare veramente una mappa per la soluzione dei problemi degli ultimi nella provincia di Teramo, concreta, con risposte concrete, con la partecipazione concreta di tutte le realtà. È una scommessa enorme che stiamo giocando e la vogliamo vincere. Credeteci dunque che non siete soli, nessuna famiglia è sola nei momenti di difficoltà, basta trovare questi momenti di incontro e la rete si sta un po' tessendo su tutto il territorio. E abbiamo parlato della provincia di Teramo, ma lo ricordiamo, un modello che si sta estendendo anche nelle altre province, non solamente abruzzesi. Siamo alle battute conclusive. Ci commiettiamo. Noi salutiamo i nostri ospiti. Che cosa prevede per voi questa giornata? Studio. Wow. Lavoro. Vado al mio set. Sì, devi scappare, mi metti le 9, siamo qualche minuto. Resisti un attimo. Resisto. Tesi in? Filologia moderna. Argomento? Wow. Tostona. Tostina. Dove verrà qui a festeggiare? È una promessa che facciamo in diretta. Va bene. Sì. Non è vero, una scusa per avere bottiglie in redazione. Non mi sputtanare in questa maniera. Ciao Cesare, ciao Martina, grazie per essere stati ospiti. Ciao Pico. Buona giornata. Buona giornata ai nostri telespettatori, a domani.